Buonasera amici e ben ritrovati. Questa sera Fabrizio e Fabio presentano il Total Italy, prima gara Imola questa sera in un torneo campionato aspettato da tanto, rinviato due o tre volte per problemi tecnici e questa sera finalmente ci siamo e noi vi ringraziamo per la pazienza. Questo è un campionato ideato da Fabio Napolitano e da Pino Sciotti. Infatti Fabio è con me stasera. Ciao Fabio. Ciao Fabrizio, buonasera a tutti ragazzi. Fabio, Fabio. Mi senti Allora Fabrizio? Fabio, Ah, sì, ti sento molto bene. Senti, io aspetto te a descrivere questo campionato perché è un'idea tua e di Pino, quindi chi può meglio di te spiegarlo? ok. Allora, guarda, è semplicissimo. Abbiamo ideato questo campionato per poter godere di queste bellissime, fantastiche vetture. Appunto il nome Total Italy perché vedrà protagoniste due regine. Un marchio italiano storico come quello Alfa Romeo, dove vedrà protagoniste una 155 e un Alfa 4C. Questo campionato è a squadre, in quanto un pilota guiderà una 155 e l'altro pilota la 4C, e avremo tre classifiche ben distinte. Le auto possono competere fra di loro per quanto riguarda una classifica generale, che sarà quella d'arrivo, riguardante la classifica team. Invece poi saranno divise rispettivamente in base alla posizione di arrivo, però per categoria, quindi le 155 e le 4C. Questo ci darà modo di avere sì un campionato a team e nello stesso tempo due rami diversi per quanto riguarda un campionato piloti 155 e un campionato piloti dell'Alfa 4C. Voglio ricordare anche che saranno sì gare da durata da 50 minuti, abbiamo un pit stop obbligatorio, ma le auto ci hanno fatto vedere che forse un pit stop non basterà. E niente, Fabri, si prospetta essere un campionato davvero avvincente. Abbiamo visto dei bellissimi tempi sul server durante i 4 giorni di qualifica. Perché ricordiamo, questa sera non vedrete qualifiche, ragazzi. Perché questo campionato nasce con una nuova formula, appunto per sfruttare meglio il server. Abbiamo deciso di utilizzare 4 giorni prima della gara il server semplicemente d'uso ed esclusivo per quanto riguarda il tempo da qualifica. Quindi i piloti gireranno sul server, avranno modo nello stesso tempo di allenarsi, di far segnare il loro best crono, che segnerà la posizione di partenza della gara. Inoltre, questo campionato avrà una gara ogni 15 giorni, però i piloti conosceranno il circuito semplicemente una settimana prima della gara. Avranno i 4 giorni per fare la qualifica. E subito dopo verrà effettuata appunto la gara. Questo dà modo ai piloti di dover stringere tempi per poter preparare la propria gara e dà comunque un certo interesse al campionato perché lì viene fuori un attimino un po' la bravura di ogni singolo pilota nel doversi organizzare la propria strategia e la propria gara. E niente, Fabrizio, speriamo di vederne delle belle. Siamo su questo circuito, perché ricordiamo che i circuiti, ragazzi, vengono estratti, quindi su una selezione di tanti Esatto, circuiti avviene un'estrazione, la fa il nostro caro Fabris, e esatto. Sì, infatti. da lì la sorte assegnerà le 5 tappe che formeranno questo Total Italy. Esatto. Infatti la bellezza proprio di questo campionato, come spiegavi tu, sono proprio questi 4 giorni dedicati a queste prove in cui i ragazzi si danno battaglia per comporre la griglia di partenza in base alla propria categoria e su un circuito totalmente deciso dalla sorte su 18 circuiti preselezionati da proprio il nostro Fabio Napolitano a Pino Sciotti. Io vorrei fare un ringraziamento particolare anche al nostro amico dietro alle quinte, il Tommy, il nostro Tommaso Contu, il fustigatore della Sardegna, a cui mando un abbraccio perché è lui che gestisce tutti i server, tutte le statistiche dei nostri campionati. Io lo ringrazio veramente di cuore a nome di tutta la comunità perché veramente questo è un genio dell'informatica che ci mette a disposizione dei server molto stabili e quindi non bisogna dimenticare il nostro Tommy, che questa sera è presente. Intanto vediamo già qualche incidente. Zampini coinvolto con un Alfa 155. Ne avremo delle belle proprio perché queste due categorie regine, come giustamente ci spiegava benissimo il nostro caro Fabio questa sera, con delle peculiarità proprio nella struttura di questo campionato, in cui si vedono comunque dei piloti che sono in grado di andare a lottare proprio con questa 155 che si mangia le gomme, caro Fabio, rispetto a questa 4C che è favorita come categoria GT3, e dei nomi come Daniele Vella e Gigi Cortese che si danno battaglia, si sono dati battaglia proprio per le prime posizioni. Veramente bellissimo, interessante. Vedremo che cosa saranno in grado di fare questa sera. E soprattutto lo spettacolo che ci aspetta in questo magnifico
Autodromo Enzo e Dino Ferrari qui a Imola, che ha rivisto quest'anno proprio in Formula 1 presentare questo magnifico circuito che ricordiamo che accoglie più categorie, la Formula 1, la Superbike, il campionato del mondo Superturismo, e questa sera il nostro Total Italy, ragazzi, in modo virtuale, con veramente una serie di curve che ci hanno fatto sempre sognare. Parliamo della Tamburello, della variante Villeneuve, la Tosa, la Piratella, le acque minerali, la variante alta, la Rivazza 1 e 2, la variante bassa. Ragazzi, è spettacolare questo circuito. La sorte ha voluto, proprio per un Total Italy, avere proprio la prima serata con non solo queste bellissime Alfa Romeo, ma anche il nostro bellissimo circuito italiano. Una particolarità, Fabio: questa sera la partenza sarà fatta non lanciata, ma in realtà i ragazzi dovranno tenere attivo l'imitatore della velocità, e poi partiranno dopo la variante della Tosa, praticamente al cartello della Petronas, o Petrobas, mi Sì, pare che sia, questo modello dove proprio potranno adesso. poi lanciarsi. Allora, Esatto, in questo momento. Quindi vai, 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 Fabio, vai. no, niente, come giustamente dicevi, abbiamo optato per una partenza un po' più soft, più safe, giusto perché le vetture, ricordiamo ragazzi, sono ben 28 auto in pista. Questa sera dovrebbero essere 27, perché purtroppo uno dei concorrenti non può partecipare. E appunto abbiamo optato per una partenza più safe, in modo che al verde i ragazzi possano attivare il limitatore, fare un andamento limitato, ecco, e da un segnale che abbiamo deciso noi, insomma, comunicate ai piloti. Avverrà la partenza che, come giustamente diceva Fabrizio, avverrà subito dopo la salita, dopo la curva della Tosa. E niente, dicevi tutto perfetto, Fabrizio, ti stavo ascoltando, tutto perfetto, bravissimo. Grazie, Nel frattempo grazie. volevo salutare i Allora ragazzi che ci io stanno seguendo live. Un saluto a Mamma mia, tutti i hai visto ragazzi. quante persone ci sono? Vai, Sì. vai, vai, vai. Fai la lista se vuoi, perché ce Allora, ne sono tantissime. guarda, io ti dico una cosa, ho sempre avuto problemi con la chat quando ho fatto le live, quindi vedo Allora magari qualche guardo io se vuoi. commento. Sì, sulla chat devi aiutarmi tu, però io voglio salutare tutti, Allora, Ina, guarda, Gabriele andiamo. Lezzi, tutti. Vai, Allora, vai. abbiamo Gennaro De Iulis che è già in cabina con Daniele Vella, che sono in squadra. Loro diciamo, si fanno da speaker, da team manager la sera. Quindi un saluto a Gennaro. Poi c'è SRCV Sim Racing Cinematic Video Italia. Buonasera, Dario Dell'Ernia, il mio acerrimo amico nemico nella VTCC. E poi abbiamo Paolo Sassaroli, Ignazio Culmone, Mattia Le Grottaglie. E come no, Cristian Montruri. Ciao Cristian, grandissimo. Paolo Sassaroli, abbiamo detto. Carla Bazzoni, la moglie di Tommy, Jarasai Wife, come la chiama lui. E poi abbiamo Isabella, la mia compagna. Ciao amore mio, che la saluto, che è qua dietro di me in salone. Poi abbiamo Acide Shadow, che sarebbe Ioann, il mio figlioccio. Poi abbiamo Salvo De Stratis, Cristian Ghidini, Daniele Poli, mitico Daniele Poli. Poi abbiamo Sim Racing Group by Roda Salvo, il nostro Salvo. Ciao Salvatore, Inaspera, che è la moglie del nostro Carmelo Silvaggio questa sera. Poi abbiamo Giorgio Cortese, penso il figlio di Gianluigi Cortese questa sera. Gabriele Lezzi, l'abbiamo detto. Enzo Sant'Arsiero, scusami. Valentina Ne, ciao Valentina. E, insomma, ragazzi, un sacco di persone già presenti, 39, e siamo solo a 8 minuti dall'inizio, alla fine di queste pratiche, dove poi i ragazzi ci offriranno uno spettacolo qui, ragazzi, con queste auto. Perché devo dire la verità, Fabio, io sono andato un po' a studiarmele, e la 4C è della produzione del 2013, e c'ha un peso di 895 kg per 500 cavalli e più, se non sbaglio, su questa mod esclusiva Sim Drivers. E la nostra Alfa Romeo 155 V6T, che praticamente ha sostituito la già mitica Alfa Romeo 75 Turbo nel 1993, dove è andata a dominare in Germania con il mitico Nannini e compagni. Per chi non sapesse quali exploit sono stati Bellissimo, fatti Nannini. dall'ingegneria italiana, veramente hanno fatto delle robe spaventose in Germania. Infatti è diventata un'icona questa macchina. Io ho avuto la fortuna di poterla guidare non in DTM, ma diciamo quella stradale normale, perché mio papà è appassionato di Alfa Romeo come me, ed era già una gran macchina anche a livello standard stradale. Quindi immaginiamo in DTM, ragazzi, spettacolo. Quindi Fabio, qua le attese sono veramente altissime. Abbiamo già dei favoriti: Mattia Crupi, che è entrato dopo un ritiro, e quindi il ritiro sei tu, lo diciamo, perché il nostro Fabio ha voluto rendere onore a questo gran campionato, uno dei più belli in assoluto organizzati su Steam Drivers, mi sento di dire. E ha detto: non è possibile non avere il commento, perché io per problemi fisici, purtroppo, e anche di turni del lavoro, non avrei potuto garantire. Quindi Fabio, mi sacrifico io, non corro e vengo a commentare. Per questo ti ringrazio tantissimo, Fabio. È un E piacere, amici.
E quindi è rientrato Mattia Krupik, che subito ha sparato 1,37 basso, se non sbaglio, con Alfa 4C, e poi dietro con le 150, quindi mi pare Zampini, il nostro Andrea Zampini. Poi abbiamo Gianluigi Cortese con Daniele Vella, che se ne danno di santa ragione con le 155. Insomma, ci sono delle lotte apertissime che vedranno il concretizzarsi questa sera su questo circuito di Imola, che comunque sta a cuore di tutti, e fare bella figura qui in Italia è sempre diciamo un punto di onore per i nostri piloti. Io ti lo dico subito, vedo subito Mattia Krupik, se non fa quel peccato di giovinezza che ci ha fatto vedere in alcune volte, e poi un Daniele Vella, perché è veramente in palla totale con questa 155 che sogna di avere da tanto. Tu cosa ne pensi, Fabio? Allora, dico che hai perfettamente ragione, perché da quello che si è potuto constatare, almeno per quanto riguarda la tabella dei tempi, sembra che proprio dal lato 155 vivremo una battaglia intensa tra infinita, anzi tra Vella e Cortese, e nella 4C si ripete la battaglia proposta tra Zambini e il Crupi, avvenuta con il campionato Aston Sì, Martin, l'Aston, sì. e questa volta magari potrebbe essere la rivincita di Crupi, perché ricordiamo il campionato fu vinto dall'epoca dalla 7-Up, alla quale la guida vi era lo stesso Zambini, e quindi perché no, magari questo campionato potrebbe essere, diciamo, una rivincita per lo stesso Crupi. Quindi abbiamo questo quartetto di auto dove vediamo 255 con sicuramente battaglie tra Vella e Cortese, e la 4C con battaglie Zambini Crupi. Quindi ragazzi, rimanete sintonizzati, perché se tutto va bene ne vedremo davvero davvero delle belle. Io nel frattempo, caro Fabri, vorrei fare comunque i nomi dei ragazzi che stanno partecipando a questo campionato, come No, Daniele Vella. scusami, Dimmi. Dimmi. scusami Fabio, ti interrompo perché c'è una cosa che bisogna dire, che sennò ci dimentichiamo. Io vorrei, quando tu hai tempo, fai un po' il giro di tutte le skin, perché Fabio si è fatto tutte le skin a mano delle due classi, perché po per poter accoppiare appunto le Sì. auto e fare da team. Quindi un applauso a te, un ringraziamento particolare per questo lavoro eccezionale. Ragazzi, io non, qu quanti file? 256, una cosa, Si 400, parla più, quant'erano? sì, circa 300 file, 300 file, ragazzi, quindi sì, ma Fabio, non è ti dobbiamo scontato. rendere onore per questo Ma lavoro no, che hai fatto, perché è importante, molto importante. io ti ringrazio. No, no, siamo noi che ti ringraziamo, Questa Fabio, sera scherzi per quello i che fai tu. protagonisti non siamo noi, però Fabrizio sono i piloti, e io voglio comunque dare il benvenuto anche a nuovi piloti, a nuovi sim drivers che hanno deciso di Certo. sposare la causa di questo campionato. E quindi ringrazio tutti i partecipanti come Vincenzo Lonano, Gianluigi Cortese, Raffaele Evangelista, William Vero, Daniele Vella, Antonio Azzeni, Sandro Boscarin, Carmelo Silvaggio, Giovanni Rizzo, Maurizio Rosini, Joan Duriac, meglio conosciuto come Marco, se non erro. Maurizio No, Rosini, no. no? Johan come Kimi Raikkonen, Ah, Kimi Marco è Räikkönen. come Vedi, io sui due francesi sì. li scambio sempre, quindi vabbè, non va per me. Vabbè, Pino ci sta. Sciotti, Emanuele Tarsi, Andrea Balocchi, Tommaso Contu, Paolo Nucci, Alberto Boniotti, Andrea Zambini, Giuseppe Provazza, Marco Siddi, Mattia Krupik, Marco Rollo, Marco l'abbiamo già detto, va bene, e Dario Todisco. Al momento all'appello mancano due piloti, che sono uno è Massimiliano Achilli e l'altro dovrebbe essere il buon Paolo Sassaroli, che da quello che ho visto nei commenti della live ha dei problemi al PC e forse non riesce ad accedere. Quando ormai mancano poco più di 4 minuti e 50 secondi al termine di questo warm-up, sicuramente la direzione gara sta già definendo la griglia, quello che sarà la griglia di partenza in base ai risultati ottenuti durante la qualifica di questi giorni scorsi. Cosa dire, Fabrizio? Io mi aspetto una gara avvincente, perché non ci poteva essere un inizio migliore. Circuito italiano, auto italiane, passato contro il futuro. Una 155 che è guidata, tu l'hai avuto modo di provarla, è davvero speciale, bellissima. È proprio una bomba questa 155. È una 4C che aerodinamicamente è micidiale. Guarda, i ragazzi sono stati molto bravi, molto veloci, molto rapidi. Lo sto Sì. vedendo anche qua delle immagini, lo stesso Daniele Vella come morde il cordolo. Io guarda, mi 1,39, aspetto di 8,80. vedere, sì, Mamma mia, e sono già Fabio, guarda. buoni, buoni tempi. Mamma mia, buoni tempi, ottimi tempi. Allora, come diceva giustamente Fabio, il futuro contro il passato. Questa sera ci offriranno uno spettacolo straordinario. Io voglio salutare Tommaso Gabrielli. Ciao Tommaso, che mi saluti, dice come stai? Beh, sto abbastanza bene stasera, dai Tommaso, va bene. Sono con la borsa del ghiaccio sulla faccia, ragazzi, questa sera, ma
sono qua presente insieme al mio carissimo amico Fabio per commentare questo straordinario evento che non potevamo mancare assolutamente. Siamo tutti qua impazienti, caro Fabio, ad aspettare questi 3 minuti e 27 secondi di questo warm-up per poi avere la partenza. Intanto Vincenzo Lonano che si gira con la sua bellissima Alfa 4C con la skin Martini rosso, bellissima ragazzi, fantastico veramente. Allora, Daniele Vella che è veramente in palla, caro Fabio, con questa Shell V-Power, si è allenato tantissimo, voleva la mod in anticipo proprio perché si diverte con questa macchina qua. E come la guida lui, ragazzi, è qualcosa di straordinario. Io, secondo me, questa sera farà piazza pulita per quanto riguarda la categoria e non solo. Tu che dici, Fabio? Eh sì, Daniele Vella sicuramente ha diciamo, posto subito quel predominio che ci aspettavamo, ma è tallonato molto da vicino dallo stesso Gigi Cortese, magari lievemente un po' più attardato, però si preannuncia una gara a suon proprio di sberle, di sporterlate. Quindi vedremo, sicuramente questi due piloti sono quelli, diciamo quelli favoriti, però lo sai com'è, le gare a volte regalano molte sorprese, quindi in 50 Sì. minuti comunque è una gara, per quanto possa sembrare una gara breve, in 50 minuti comunque sono tanti, può accadere No, di sì, sono tutto. tanti. Poi con il pit stop obbligatorio, con il fatto che la 155 si brucia le gomme, insomma, ce n'è da vedere. Senti, Fabio, io volevo parlare un attimino dei team, anche se ci sono stati dei cambiamenti, magari mi correggi tu. Allora, Marco Antoine Buenose con la 155, Yoann d'Oriacq con la 4C, Alfa Romeo 8, il team, Daniele Vella, Gabriele Lezzi, Shell, Eh sì, Paolucci, Vincenzo Lonano, Martini. posto di Gabriele Lezzi c'è Massimiliano Achilli, ha preso il Grazie, spazio. Massimiliano Achilli, che stasera è È assente, assente, sì, addirittura prende la posizione esatto. assente. Gianluigi Cortese, Andrea Di Stasi con la Vodafone 89, William Vero, Ramon Citi, che è stato sostituito da Dammi una mano, Provazzo, Provazza, Giuseppe Giovanni Provazza. Provazza, Giuseppe Provazza, scusatemi, con la Valvoline numero 10, Sandro Boscarino, Giovanni Rizzo con la Rothmans 95, Marco Rollo, Dario Todisco con la Gulf 11, Pino Sciotti con, purtroppo non sei tu, ma Mattia Gruppi. Gruppi. Mattia Crupi Sì. con l'ATS 94, Maurizio Rosini, Tommaso Conto con la West 92, Carmelo Silvaggio, Andrea Zampini, Marlboro 93, attenzione a questo team insieme a Daniele Vella, da tenere sott'occhio, Carmelo Silvaggio, quindi Zampini, Andrea Balocchi, Antonio Azzeni, Cinetele 99, Andrea Sellar, Marco Siddi, Jägermeister numero 98, Paolo Sassaroli, Raffaele Evangelista, DHL 21, Emanuele Tarsi e Roberto Bognotti, SitKat 13 per concludere questa cosa. 14esima squadra presente. Allora, Fabio, qui abbiamo detto quindi tre classifiche: Sì, tre Alfa classifiche. 155, Alfa Avremo. 4C, Sì, esatto, stavi dicendo perfettamente, più sì. i team. Sì, Esatto, esatto. grandissimo. La classifica Intanto questa è saluta Eros generale. Ciavarella. Ciao, che dice Fabio, proprio a te dice Sì, anche Davide ciao Carè. Eros, scusami. Io ho Davide avuto Carè, ciao problemi. ragazzi, è qui la festa. Sì, è qui la festa. E poi abbiamo il nostro Giuseppe Cionti. Ciao, The World Sim Racing Motorsport. Peppe Cionti, che è da Peppe una vita Cionti. che non sento, spero che stia bene il nostro Peppone. Nel Poi frattempo abbiamo Massi salutiamo anche 10 Massi, sì. ASR. Ciao a tutti ragazzi, grande Fabrizio e Fabio, mi spiace non essere in pista con voi questa sera causa lavoro. Grande Massi, l'importante è che tu ci sia per la prossima Ah, nel frattempo e ti Paolo Sassaroli è aspettiamo. riuscito ad accedere al server, quindi riesce a prendere Oh, parte a questa grandissimo. gara. Quindi ottimo, quindi abbiamo tutte 27 su 28 auto presenti. Manca appunto, come hai detto giustamente tu, Massimiliano Achilli che ci salutava dalla chat. Quindi Massi, ti aspettiamo in pista già dal prossimo appuntamento. Non possiamo dire dove perché non lo sappiamo neanche noi. Fabio, ci sei, Fabio? Sì, mi senti? Sì, non ti ho perso per un nanosecondo proprio. Poco fa ogni tanto laggava la voce su Discord, ma Sì. Vabbè, dai, allora, succede, ecco, non è un problema. siamo in griglia, ragazzi. Mamma mia, ci siamo. Intanto un Attenzione. saluto a Fantomas. Buonasera Fabio e buonasera Fabri, sempre grandi. Grazie, sei gentilissimo, Fantomas. Mamma mia, quanti siamo questa sera, ragazzi. Un botto, veramente. Speriamo Allora, che la lag, ragazzi, si veda caro. bene, che non ci siano Si problemi di vede nessun tipo, né perfettamente. audio. Ora vediamo appena le Perfettamente auto si si vede, schierano in Fabio. pista. Momentaneamente non abbiamo. Mi senti, Fabio? Tu mi Sì, senti? io ti sento Ah, perfettamente. perfetto.
Allora, guarda, Tommaso ha fatto un grande lavoro perché sono già tutti pronti: Mattia Grupi, Zampini, Contu, Daniele Vella, Rizzo, Azzeni, Di Stasi, Cortese, Doriac, Siddi, Nucci, Boscarin, Silvaggio, Vero, Lonano, Dario Todisco, Maurizio Rosini, Boyance, Marco Antoine, Pino Sciotti, Bognotti, Roberto, Balocchi, Dazzi, Evangelista, Sassaroli, Rollo, Sellan, Giuseppe Provazza. Tutto pronto, ragazzi, qua per la gara di questo Total Italy. Ragazzi, stiamo aspettando che il server dia il via. Mamma mia, ragazzi, quante 4 CD davanti, una Che solo. bello Daniele Vella vederlo. che si è. Mamma mia, È guarda qua, Daniele bello Vella vederlo, lì sì. davanti, in quarta posizione con la 155, subito dietro anche Antonio Azzeni, se non sbaglio. Attenzione, tutto pronto. Scusatemi, era Ok. Cortese, partiti! Ah, e giustamente con Giro il limitatore, limitatore, anche sì. Fabio, io ero pronto, dai, poi mi spacca tutto! In realtà mi sono dimenticato che c'è il limitatore fino alla tosa, ragazzi, grandissimo, Sì. l'emozione è presente, I ragazzi, mamma ragazzi mia, proseguiranno questo bellissimo. tratto del circuito. Adesso vediamo che stanno affrontando la Villeneuve. E da qui le auto tutte in fila con limitatore attivato. Procedono verso quella che sarà. Anzi, hanno appena passato a tamburello. Questa è la Villeneuve. Ecco, si preparano a effettuare la Villeneuve. Il limitatore di 100 km orari. Abbiamo il pilota di testa Mattia Crupi che guida il gruppo dopo un'ottima pole position, tallonato da Andrea Grazie. Zambini e seguito da Tommaso Contu. Ecco, affrontano la tosa, ragazzi. La gara inizia appena passeranno, Siamo attraverseranno il pronti, ragazzi. cartello Petronas. Ti lascio qui il commento se vuoi, Fabris. Va bene, attenzione Mattia Crupi, Andrea Zampini, Tommaso Contu, tutti pronti qui per poter rilasciare qui il pulsante magico per iniziare a dare il via. Eccolo qua al Total Italy, la prima gara, subito Mattia Crupi inseguito da Andrea Zampini lì davanti. Vediamo, i due già fanno praticamente il vuoto con Tommaso Contu che si è trovato impreparato, diciamo, a questa partenza. Io Andrea in nona posizione con Marco Siddi che insegue Gianluigi Cortese, già due auto di categoria di. Attenzione, è fuori qualcuno, Sandro Boscarini se non sbaglio, che si è ritrovato, si è girato, mentre Gianluigi Cortese ne approfitta subito, ottava posizione per lui, per cercare di farsi strada lì davanti. Mamma mia, che partenza, ragazzi. Mentre Daniele Vella in quarta posizione, caro Fabio, Sì, mantiene la stanno quarta liberando. posizione tranquillamente con un Mattia Crupi, ragazzi, che è indemoniato, ragazzi. Guarda qua quanto già ha guadagnato su Andrea Zampini, che sembra non trovare subito il ritmo. Caro Fabio, mamma mia, che succede? Andiamo un po' indietro con Emanuele Tarsi, 17ª posizione. Mamma mia, l'attacco Ah, della piccolo DHL contatto. lì fuori. Mamma mia, chi era questo pazzo scatenato? Mamma mia, incredibile. Andrea Balocchi rimane però in lotta con Emanuele Tarsi, mentre dietro, hai visto che uscite che hanno fatto, Sì, incredibile, su. con Andrea Di Stasi che cerca di liberarsi di Balocchi e di Tarsi, ma qui dei 155 hanno una velocità di punta pazzesca, caro Fabio. E in questo lungo rettilineo, forse solo in staccata potrebbe riuscire. Ma guarda, Balocchi ancora su Tarsi, si fa vedere, e in lotta per la 16ª posizione. Torniamo lì davanti con Sandro Pascarini in 10ª posizione, in lotta con Paolo Lucci. Bella, interessante la lotta qui con anche Cortesi in 8ª posizione, stavano facendo un bel trenino. Mentre ricordiamo che Daniele Vella in 4ª posizione ancora sta mantenendo testa lì davanti a Giovanni Rizzo, Azzeni e Siddi, proprio con le 4C. Sono Vai su Daniele Fabio, Vella magnificata perché, di. sì, sono sull'auto di Daniele Vella perché vedo che ha guadagnato tantissimo in quest'ultima tornata nei confronti di Tommaso Contu. Lo vede, lo tallona. Vorrei fare proprio l'onboard sulla vettura del nostro caro Daniele Vella. Vai, vai, vai. Vedete? Vedete? Guarda appunto come lo annusa, comincia a sentire il profumo, vuole quella terza posizione che con questa 155. Infatti il bloccaggio di Tommaso Contu guadagna qui qualche metro il buon Daniele Vella, che momentaneamente deve comunque accodarsi, ma ha già recuperato qualcosa. Io vorrei passare un attimino un po' più indietro in classifica, alla 20ª posizione, perché vediamo un Paolo Sassaroli subito in bagarre con Maurizio Rosini scatenato. Piccolo affondo di Maurizio Rosini, provo a farsi vedere dagli specchietti, però non penso che in questa variante alta di Imola Dario tenderà. Todisco, Dario Todisco sulla 15ª posizione. Attenzione su Emanuele Tarsi. Attenzione, 4C Posizione. versus 154. Quindicesimo. Attenzione, Quindicesimo. Todisco su Emanuele Tarsi. Era molto, molto, molto vicino. Ha cercato l'attacco, però non riesce. Si difende molto bene Emanuele in questo caso. Penso che qui nel lungo rettifilo, almeno che non si prenda la scia, non riuscirà a recuperare sulla 155. Attenzione, Vedi che attenzione perché è comunque. successo qualcosa. È successo qualcosa perché Maurizio Rosini è riuscito a scavalcare
Il buon Paolo Sassaroli. Sì, però che non ci sta, guardate qui, pensare. Appunto, Maurizio Rosini tiene la posizione, ma Paolo è proprio lì, lo tallona, vuole farsi vedere dagli specchietti, vuole tentare il sorpasso. Vediamo in questa prima staccante alla Tamburello, si accoda, bravo Paolo, attenzione, esce fuori Maurizio Rosini, testa a coda, attenzione. È Maurizio Rosini, si è girato Maurizio Rosini, è arrivato molto forte alla staccata della Tamburello. Nel frattempo vorrei ritornare in nona posizione, perché vediamo Paolo Nucci in bagarre con Sandro Boscarin per la nona e decima posizione. Bella, bella, bella lotta veramente tra Sandro Boscarin e Paolo Nucci, con questa Rothmans su Paolo Nucci. Vediamo qui se riesce, è un po' lontano ancora Fabio per tentare, sì, di fare un attacco. Vediamo qui se la variante alta riesce ad avvicinarsi, vediamo chi stacca. Diciamo, ricordiamoci comunque Fabio, sì, sì, che il consumo gomme va gestito. Il consumo gomme di queste 155 è davvero micidiale. Secondo me Boscarin ha perso qualcosa, appunto nella parte delle minerali, nella zona delle minerali, è lì proprio un tratto dove devi entrare profondo, però quando esageri con la staccata, lì le gomme cominciano a scaldarsi e a fumare. Nel frattempo mi indica il live director di andare sulla vettura di Carmelo Silvaggio, perché è tallonato William da vicino Vero. Da William Vero. Vediamo, sì, sì, qui all'uscita della Rivazza. Rivazza 1, vediamo, sì, vediamo in Rivazza 2 se riesce a prendere la scia. William Vero su Carmelo Silvaggio. Forse magari un onboard, Fabio, sarebbe il caso qui per vedere. Dal lato e di William Vero. Forse l'attacco di William Vero. Di William Vero ancora dietro, molto vicino, attaccatissimo. Pochi decimi di secondo tra di loro. Attenzione, vediamo, si allarga. Non penso possa portare l'attacco qui. Chiude bene Carmelo molto Silvaggio. Vicino. Con Ina che sta facendo il tifo qui in chat per lui. Eccolo qua Carmelo, anche se molto vicino ancora William Vero lo studia, e lo conosco bene, William è uno che studia bene le traiettorie e le debolezze degli avversari per poi portarle a fondo, ancora molto vicino qui in lotta per la 12ª posizione, bellissimo qui l'attacco, la scena qui dei due che si stanno difendendo, uno per il 12esimo, uno per il 13esimo, la 13esima posizione. Vediamo ancora un'uscita molto bella qui alla Tosa, attenzione William Vero molto vicino su Carmelo Silvaggio, vediamo se porterà l'attacco. Ancora William Vero, si va a vedere all'interno, giusto negli specchietti, per far capire a Carmelo, mettergli la pressione psicologica per cercare di destabilizzarlo un attimino. Attenzione, qui è impossibile andare a superare. Carmelo Silvaggio molto pulito. Staccata molto, molto profonda pulito del Silvaggio. William, mamma mia, che pestellenata! Incredibile, mamma mia, hai visto Fabio? William, sì, cosa ha fatto? Sì, sì, Carmelo comunque sente la pressione. Abbiamo visto che ha effettuato, sì, una staccata molto più avanti. Adesso qui il bloccaggio addirittura, sì, anche delle ruote. William è molto più prudente in questa fase. Diciamo che ha preservato un po' le gomme. Ha perso adesso magari in questa uscita della variante alta qualcosa sul buon Carmelo Silvaggio. Però qui la lotta penso che non sia affatto finita. Guardate qua ancora il bloccaggio di Carmelo Silvaggio alla Rivazza 1, adesso in uscita dalla Rivazza 2, molto vicino William Vero. Rimaniamo sempre sull'onboard di William Vero, perché vediamo se alla staccata della Tamburello William ne avrà per poter portare a fondo questo attacco ai danni di Carmelo Silvaggio. Però guarda, comunque ti posso dire una cosa, è lontano, ma vedere girare queste auto è bellissimo, mamma mia, bellissimo. Attenzione staccata, guardate quanto guadagna William in questa fase di staccata della Tamburello. Si difende bene il nostro Carmelo Silvaggio, guardate qui William è molto vicino a qualcosina adesso, in più in questo momento. Adesso glielo porta l'attacco, vediamo. Si fa vedere all'interno sicuramente, no, stacca, guarda molto Carmelo profondo, come Carmelo riesce a mantenere. Mamma mia ragazzi, stacca, che staccata avanti che ha fatto Carmelo comunque. Ha perso adesso qua, ha perso qualcosina alla Tosa, leggero bloccaggio alle gomme per Carmelo, esce leggermente largo, più interno William Vero, si apprestano. Bellissimo, bellissima la lotta qui, ormai sono tre giri che li stiamo seguendo con William, sì, Vero alla sempre piratella, alle calcate, alle costole di Carmelo Silvaggio, qui la piratella difficile, forse in uscita probabilmente sulla frenata alle minerali, quasi impossibile Fabio, almeno che non si faccia un grosso errore, no, con no, William rischioso. Vero subito dietro, sì, molto rischioso. Andiamo qui alla variante alta, Fabio. Secondo me Carmelo in questa parte di gara sta stressando molto le gomme. Guardate qua adesso William Vero, molto vicino, molto vicino. Secondo me Carmelo rischia seriamente di danneggiare le proprie gomme. Adesso sì, va bene, allungato un pochettino, ma abbiamo visto quello che è accaduto alla variante alta. Nel frattempo lì l'auto davanti di vai Bonanno, sulla ventesima posizione, Boyoncé su Paolo Boyoncé. Mi senti Fabio? Sì, sì, sono qua, dai. Sì, vai.
Voyon 6 su Sassaroli pure in 20ª posizione, sì. Molto molto vicino, eh. Attenzione, sì, bisogna già controllare sono anche Ioan Doriak in 24ª, pure attenzione all'attacco sulla 155, Ioan Doriak non riesce a disfarsi di Marco Rollo, attenzione l'attacco maschio proprio di Ioan Doriak, addirittura Marco Rollo si gira 4C versus 155. Che posizione? Perché ero su Bojans. Scusami, William Vero, 16ª posizione, perde la posizione su Sciotti Todisco e Silvaggio riesce praticamente a scrollarselo di dosso dopo un errore. William in 17ª posizione in questo momento, peccato veramente perché ci sta... ha perso anche il paraurti, magari qualche contatto. Il paraurti anteriore, magari qualche contatto. Il contatto probabilmente. Non lo so quello che è successo, eravamo su Ioan Doriak. Vediamo se riusciamo a vederlo. Se riuscissimo a vederlo sarebbe fantastico, però mi sa che non riusciamo a vedere. Intanto Boyanse su Paolo Sassaroli riesce a prendere la posizione e quindi va a puntare William Vero, che è un po' lontano a 9 secondi. Però Marco Antoine Boyanse in 19ª posizione in questo momento. Intanto vediamo Paolo Sassaroli su Andrea Sellan. Vediamo Sellan, Sassaroli, Rosini, trio dietro, 20esimo, 21esimo e 22esima posizione. Bella la lotta qui alle acque minerali, molto vicini. West DHL Jägermeister, largo Sassaroli, ne approfitta Sellan, Rosini, scusatemi, e prende la posizione. E sì. Qui Sassaroli che si deve scrollare. Attenzione, andiamo su Emanuele Terzi, 13esima posizione, e Andrea Di Stasi che stanno arrivando dietro. Emanuele Tarsi su Carmelo Silvaggio con la Silcat, si sta avvicinando a Carmelo Silvaggio che con difficoltà in questo momento sta mantenendo la sua 12esima posizione con William Vero che gli aveva messo la pressione psicologica e aveva sicuramente consumato un po' le gomme. Sì, abbastanza. Ricordiamo che sono passati appena 12 minuti dall'inizio di questa gara. Attenzione. Comunque, perché voglio andare su William Vero. William Vero sta rientrando ai box, probabilmente ha dei danni alla propria vettura, come appunto stiamo vedendo. Sì, manca. il paraurti anteriore. Attenzione perché Sellan è in bagarre con Maurizio Rosini qui alla staccata del tamburello, molto vicino, guardate qua come lo segue, bellissimo. Vedere queste auto sfilare. Vai su Carmelo Silvaggio, 12esima posizione, scusami Fabio. No, vai. Carmelo Silvaggio, Emanuele Tarsi, attenzione, la lotta si ripropone, questa volta Tarsi su Silvaggio, mamma mia, bloccaggio delle ruote, Carmelo Silvaggio riesce a chiudere bene, mentre dietro c'è Andrea Di Stasi che con la sua 4C non riesce a recuperarli, ancora Tarsi su Silvaggio, molto vicino, una specie di remake di Silvaggio William Vero che era successo pochi giri fa, e Carmelo ancora deve cercare di difendersi su un Emanuele Tarsi che è agguerritissimo in queste ultime tornate, scusatemi ragazzi, e qui molto molto vicino, attenzione, quella variante alta è uscito molto bene, Emanuele Tarsi forse potrebbe riproporsi per un sorpasso alla rivazza 1 che arriva subito dopo, molto vicino, si confonde uno dietro l'altro, noi vediamo Emanuele Tarsi a prendere tutta la scia, vediamo se si propone, chiude bene Carmelo e deve addirittura bloccare le ruote, mamma mia, questi Fabio se continua così andrà sulle tele. Questi bloccaggi lo penalizzeranno tra qualche minuto, perché questa vettura, come dicevamo prima, non si crea scrupoli. Questa vettura proprio le gomme le brucia vive già se guidi pulito. Se poi gli aggiungi questi bloccaggi profondi, ne ha fatti vedere un paio già prima con la lotta con William Vero, adesso in questa lotta con Emanuele Tarsi, Carmelo è in difficoltà. Secondo me anche per questo sta cominciando a perdere un po' di terreno appunto nei confronti dei diretti avversari che lo seguono. Secondo me Carmelo in questa fase di gara ha un po' di problemucci con le gomme. Nel frattempo, che secondo dice me Fabrizio? Pure perché guarda, se il fatto che ha dovuto difendersi da William Vero e in questo momento da Emanuele Tarsi, che deve cambiare le traiettorie, deve bloccare eccetera, ovviamente nei suoi piani. Io penso che arrivare a 25 minuti di gara per fare 50-50 sarà complicato per Carmelo, perché la gestione delle gomme qui è molto è importante, soprattutto per quanto riguarda quest'auto qua, quindi vedremo. Sì. Almeno che non aspetti che Emanuele Tarsi entri, ma attenzione perché Emanuele Tarsi è arrivato un po' lungo alla Piratella, ha perso qualcosa e adesso rischia di essere attaccato da Andrea Di Stasi, che si è avvicinato moltissimo. 20esima posizione, c'è Ioan Doriak. Bloccaggio perde l'attimo Andrea su Andrea Sellan.
Io Andori Hacker, chi ha difficoltà proprio a recuperare su Andrea Sellan da un paio di giri. Però sì, per torniamo su Emanuele Tarsi. Andrea Di Stasi, scusami. Sì, sono Andrea Di Stasi. Emanuele Tarsi, 13ª posizione, scusami, sono molto vicino, anche se Doriac e Sellan ancora in lotta, e mi pare che l'abbia passato, sì, l'ha passato in questo momento proprio Johan Doriac, però torniamo, scusami, su Emanuele Tarsi, 13ª posizione, perché qua stanno lottando qui vicino con Carmelo Silvaggio, Andrea Di Stasi sempre più vicino, vediamo qui in scia se riuscirà a prenderla, molto molto vicino, vediamo Andrea Di Stasi con... Emanuele Tarsi, vediamo Di Stasi all'interno, si fa vedere con la 4C Vodafone. Guardate niente. Come fuma Carmelo. Ammazza, Carmelo che fuma frenata. Tantissimo. Carmelo fuma tantissimo. Vediamo qua di riprendere dall'onboard di Andrea Di Stasi. Che sorpasso. Mamma mia, all'esterno. Di Tarsi mia, su all'esterno, Carmelo fatto. Silvaggio. Vediamo se incredibile. Tiene. Incredibile. La curva, eccolo qua. Sfila adesso Emanuele Tarsi. Ai danni di Carmelo Silvaggio, che comunque. Attenzione, piccolo fuoripista per la 4C. Attenzione perché Carmelo arriva all'interno. Carmelo Silvaggio all'interno, gliela riprende, mamma mia, l'incrocio incredibile, e non ci sta Carmelo Silvaggio a lasciare la posizione, ma Tarsi è lì davanti, è uscito molto più velocemente, ma Carmelo Silvaggio rimane lì in scia ancora con Di Stasi. Che bella sta scena, ragazzi, 255 più una 4C dietro in lotta per la 12ª posizione, Emanuele Tarsi che ormai ha preso qualche metro di vantaggio con Carmelo Silvaggio che ormai si deve difendere da Andrea Di Stasi dietro con la 4C, ancora lì avanti, uscito molto bene qui dalle Minerali, molto veloce Carmelo Silvaggio che ormai non guarda più le gomme, punta Emanuele Tarsi, vediamo qui alla variante alta se riesce a proporsi, no? un po' in ritardo, la fa pulita in questo momento, esce bene anche Di Stasi dietro, che riesce superando a portare l'attacco, e ormai l'ha affiancato, caro Fabio, l'ha affiancato, sì. Vediamo, Di Stasi ne avrà sicuramente di più, l'attacco all'interno, eccolo qua, e quindi alla rivalsa ci arriva prima Andrea Di Stasi su Carmelo Silvaggio, bloccaggio comunque di Di Stasi, anche. Sì. Bloccaggio anche per questa, lui. Occasione qua. Vogliamo intanto precisare anche come Gianluigi Cortese, scusami, ottava posizione. Gigi Cortese, allora, okay. Ottava posizione, Cortese su Marco Siddi, attenzione, 155 versus 4C, mamma mia, derapano. Tutti e due partono di posteriore, miracolo di entrambi, ragazzi, incredibile, che è successo, anche se c'è Dario Todisco di 16ª posizione, molto vicino a Bariotti Roberto, vediamo se porta l'attacco la Gulf sulla Sipcat all'interno, Dario Todisco, no, chiude bene, Roberto Bariotti, mamma mia, scusami Fabio, ti sto facendo fare avanti e indietro, però le azioni sono bellissime dappertutto, veramente, con Dario Todisco molto molto vicino a Bognotti Roberto in lotta per la 15ª posizione con Dario Todisco che da un po' che stava dietro a Bognotti, vediamo se Dario ne avrà per andare a recuperarlo. Poi andiamo 13ª posizione, Andrea Di Stasi vicino a Emanuele Tarsi, finalmente sta riuscendo a mettere il ritmo con questa 4C per andarsi a prendere la 12ª posizione, anche se Emanuele Tarsi abbiamo visto che uno sonduro gli cede la posizione, attenzione Tarsi ha avuto un momento di incertezza, gli concede la posizione addirittura con tanta facilità a Andrea Di Stasi, incredibile Fabio, che è successo? Visto come se avesse alzato, guarda, il piede, non lo so. Sì, no, molto probabile. Allora, queste due vetture come velocità di punta sono molto simili, quindi fin quando si parla sul dritto queste auto se la giocano, però dal momento in cui le gomme sono usurate, sì, sull'andamento delle curve, quindi sulla costanza, la percorrenza, diciamo che la 4C ne ha di più, quindi possibilmente magari il pilota sa le proprie condizioni, ha le gomme usurate, sa che non riesce a tenere quel ritmo, quindi anziché andare a cercare una bagarre a cercare di trattenere, quindi andare ancora molto più sotto sforzo, a mandare sotto sforzo la propria vettura, magari ha deciso di alzare un attimo il piede e concedere il passo, anche perché questa 4C sta dimostrando, e al momento lo stiamo vedendo dopo le uscite della rivazza, di avere, diciamo, di averne di più. Quindi magari è stata semplicemente una scelta diciamo tra virgolette tecnica e tattica, onde evitare comunque bagarre, incidenti, sa che ne ha di più in quella fase di gara, e forse è stata anche la cosa più buona decidere di alzare un attimo il piede e concedere il passo. Infatti guarda quanti guarda, metri gli prende, probabilmente sì, hai ragione su questo punto a livello strategico per il consumo delle gomme, probabilmente dice, se io mi devo andare a difendere sempre su Di Stasi e alla fine mi andrà a passare. Dimmi una cosa, caro Fabris, facciamo una piccola carrellata a partire dal buon Mattia Crupi, che vai, in prima posizione, solo soletto, ha già guadagnato 3 secondi e 9 di vantaggio sul buon Andrea Zambini, ha già prestato già il primo doppiaggio, il buon Mattia Crupi, seconda posizione,
appunto per Andrea Zambini, seguito da un Tommaso Conto in terza posizione a 11 secondi bellissimo di distacco dal leader della gara. In quarta posizione abbiamo quel missile terraria di Daniele Vella, che si appresta adesso ad effettuare la tambello. È un secondo e mezzo, un secondo e mezzo da Tommaso. Sì, ed è la 155 più veloce in pista. Gira con il tempo di 1.40.273, il suo best crono in questo momento, contro il miglior tempo della 4C di 1.38.378. Ma ricordiamo che quella, la 4C, diciamo, aerodinamicamente è strutturata un po' meglio rispetto a questa 155. In quinta posizione troviamo il buon Giovanni Rizzo, seguito da un Antonio Azzeni. Sono molto vicino i due piloti, niente di strano che magari da qui a breve questi due potrebbero regalarci qualche sontuosa battaglia. In settima posizione, una buonissima posizione per il buon Marco Siddi con la sua Jägermaster, seguito da un Gianluigi Cortese agguerrito. Guarda, io onestamente mi aspettavo un Gigi Cortese più agguerrito, che potesse fare più bagarre e lotta con il buon Daniele Vella, però momentaneamente vedo un Gigi abbastanza spento momentaneamente. In nona posizione Paolo Nucci, conservativo, sì, è molto conservativo. Nona posizione per Paolo Nucci, giusto regalare una scena, qualche secondo a tutti i piloti. In decima posizione per Sandro Boscarin con la sua Rothmans, che si appresta ad effettuare la variante alta di Imola, seguito in undicesima piazza da una 4C di Vincenzo Lonano con la sua Martini Rossa, affronta adesso le Minerali. In dodicesima posizione troviamo un Andrea Di Stasi con la sua 4C Vodafone. Tredicesima piazza per il buon Carmelo Silvaggio con la sua Marlboro 93, compagno di Andrea Zambini, momentaneamente al secondo posto. Emanuele Tarsi con la sua Silcat in quattordicesima posizione, seguito a sua volta da un Roberto Boniotti. I due compagni di squadra sono rispettivamente quattordicesimo e quindicesimo, quindi Tarsi e Boniotti, compagni di squadra. Dario Todisc con la sua Gulf è la posizione numero 16. 17esima piazza con questa bellissima 155 in stile classic, bellissima, bellissima, veramente 17esima posizione per lui. Pino Sciotti, compagno di Mattia Crupi, momentaneamente leader della gara, occupa la 18esima piazza, bellissima anche questa livrea Fabris, è la mia preferita, era bellissima. 19esima piazza per il compagno di team di Tommaso Contu, Maurizio Rosini, con la sua West. Si appresta adesso a effettuare, attenzione, in derapata, la rivazza 1 e poi rivazza 2. Andrea Sellan in 20esima posizione con l'altra Jägermaster. 21esima piazza per Johan Duriak, in 21esima con la sua 4C. Giuseppe Provazza in 22esima posizione con la sua Valvoline 4C. Intanto guarda, inquadra William Vero che sta proprio superando Giuseppe Provazza. Andrea Balocchi rispettivamente in 23esima posizione, William Vero 24esima piazza come giustamente indicato, qua in drift Balocchi in 24esima posizione, Paolo Sassaroli 25esima piazza per lui, Marco Rollo in 26esima e chiude ritirato il Raffaele Evangelista. Nel frattempo andiamo qua davanti in quinta posizione Giovanni Rizzo, perché sembra dover far nascere un duello con Azzeni, però momentaneamente sembra avere abbastanza margine. Diciamo che sembra una fase di gara dove abbiamo preso. Dimmi. Sì, si è perso, visto magari qualche intervento. No, è 7 decimi tra Azzeni e Rizzo in questo momento, però non sembra che. Insomma, fanno un po' elastico, un decimo qui, un decimo là, quindi tra la Rothmans e quella di Azzeni. Boh, vedremo quello che può succedere. Non ci sono tante lotte in questo momento, proprio per il discorso, secondo me, consumo come siamo a 25-26 minuti. Alla fine della gara probabilmente il carosello starà per iniziare, sicuramente, perché qui iniziano anche a bloccare le 4C che, come dicevi tu, strutturalmente hanno una aerodinamica molto più performante della 155, però nell'obbligo di cambiare penso che opteranno per 25esimo minuto per la sosta. Poi chissà chi gestisce meglio le gomme, ovviamente se la può portare anche un po' più lontano. Intanto c'è Cortese in 8ª posizione, molto vicino a Marco Siddi. Sì, e iniziano a farsi vedere, perché anche Andrea Di Stasi su Lonano e mi pare Johan Duriak. Però rimaniamo su Gianluigi Cortese, perché si sta svegliando il nostro caro Gianluigi, molto vicino a Marco Siddi, 7ª posizione. La lotta delle due categorie 4C versus 155. Caro Fabio, qui attenzione, perché Gianluigi potrebbe... attenzione, c'è un'auto, se non sbaglio Johan Duriak,
che ha rotto Andoria, sì, ai box si è ritirato. Si è ritirato. Ritorniamo sull'auto di Andrea Di Stasi, perché è in bagarre con Lonano. Sì, sì. Eccolo qua, Lonano Di Stasi, lotta per l'undicesima posizione. Attenzione, anche qui lotta di categoria 4C, Di Stasi, Andrea Di Stasi versus Vincenzo Lonano. Attenzione, vediamo qui alla variante alta, molto vicino, mezzo secondo, vediamo se ne guadagna ancora qui in uscita. Vincenzo, se riesce a recuperare su Andrea Di Stasi, è un po' lontano Fabio, eh? Mentre sì, Gianluigi adesso. Cortese, attenzione, Cortese, tre decimi. Andiamo sull'onboard su... di Gigi, guardate qua come di traverso l'auto di Marco Siddi. Vediamo se tende l'attacco adesso qui. Attenzione, sicuramente Gianluigi qui potrebbe farsi vedere, prende la scia, si studia sicuramente qui. Marco Siddi, dov'è che può andare a fare l'errore? Marco Siddi che sale in pressione qui, mi pare che ci avevano offerto un'altra lotta prima, in qualche giro precedente, dove sono partiti in testa di culo, scusatemi ragazzi, sì, non ho c'è una 4C che ferma qui, attenzione, mi pare che sia Sandro Boscarin. Sandro Boscarin, se non sbaglio. No, no, non è una 4C, no, la 4C. Ah, una 4C, ah, d'accordo, che si era fermato. Comunque, Gianluigi Cortese, sempre su Marco Siddi, che era partita di posteriore proprio nella curva precedente, e che penso che Gianluigi aveva fatto forse riposare le gomme, perché Gianluigi è uno che riesce a gestire le gomme in modo da professionista, veramente lui si studia tutte le temperature, insomma riesce ad avere una gestione delle gomme molto molto interessante. Infatti siamo al 24esimo minuto e ancora sta girando, cioè alla fine mancano 24 minuti, sta girando tranquillamente, insomma Fabio, la gestione qui la gestione, la padrona, perché... la gestione sicuramente è importantissima. Magari Gigi, come dicevi tu giustamente, è stato un attimino un po' più conservativo, e magari questa scelta dopo il pit magari potrebbe regalare diciamo quel vantaggio. Ovviamente stiamo aspettando il valzer dei pit stop da parte dei piloti, sì. Momentaneamente la gara diciamo ha definito quelle posizioni un attimino statiche, però ancora il tutto deve essere deciso, come chissà che strategia hanno deciso di fare i piloti, perché ricordiamo, vi è sì il pit obbligatorio, dove sono obbligati il cambio delle gomme, non della mescola, il cambio della gomma, però per quanto riguarda la benzina la strategia è libera, quindi avremo piloti sicuramente che sono partiti più carichi, piloti che sono partiti più scarichi di benzina, e magari questa cosa potrebbe fare poi alla fine la differenza. Sì, sono convinto anche. Intanto c'è Simone Casini che dice: combo spettacolare, bravi ragazzi, grande gara. Grazie Simone, siamo felici che questa combo Total Italy possa piacere a tutti, mentre ti invito ad andare al 14esimo posizione con Bognotti e Silvaggio, che si fermano in contemporanea ai box in questo momento, e quindi Marco Buonanotte passerà sicuramente con Gianluigi Cortese, che è sempre vicino a Marco Siddi. Comunque, quindi valzer dei pit stop sta arrivando in questo momento, cara Fabio. Ecco un altro anche pit per il buon Pino Sciotti, che sta entrando adesso, mentre Carmelo Silvaggio si appresta a lasciare i pit, e comunque ha diciamo effettuato una sosta molto diciamo molto meno impegnativa rispetto alla Silcat, che sta uscendo, sì. Adesso vediamo. Stavo guardando una cosa, Fabio, c'è Daniele Vella che ha perso parecchio su Tommaso Contu, comunque 2 secondi e 6, ha alzato il piede o ha fatto qualche errore, oppure sono le gomme, sì. Io penso che sia un problema di gomme. Non a caso le prime tre auto sono delle 4C. Si ferma Marco Siddi. E quindi passerà Gianluigi Cortese. Attenzione, incredibile ragazzi, attenzione. Gianluigi Cortese, vediamo Gianluigi, che gira in 43. Passa proprio adesso. Mamma mia, vediamo. Passa proprio adesso il traguardo, quindi ancora qualche giro. Sai quanto ha girato Gianluigi Cortese? 1:41.689. Il suo best è 1:41.271, quindi mi sa che è molto conservativo, perché cioè solo 4 decimi dopo quasi metà gara. Vedi che ha un buon ritmo Gigi, ha un buon ritmo. Gigi ha un buon ritmo, sì. Intanto un saluto affettuoso ad Alessandro Mantini. Ciao Alessandro. Nel frattempo attenzione, perché a Zeni è molto vicino a Giovanni Rizzo, in lotta per la quinta e la sesta posizione. Andiamo sull'onboard, sì, del buon Zeni, vediamo se qui all'uscita della Piratella. Qua, a Zeni su Giovanni Rizzo, attenzione, molto vicini, 4 decimi in questo momento qui alle acque minerali, vediamo giù, impossibile da superare qui, dobbiamo stabilizzare la macchina, rientrare in seconda, qui si sale, gas a martello, facendo attenzione perché qui sculetta parecchio questa auto qua, vediamo se alla variante alta riuscirà a farsi vedere azioni, ma stanno girando praticamente
gli stessi tempi, e Best Time per Azzeni 40.919, 42.285, 2.55 il, attenzione, scusami il, se ti interrompo, su Sellan è in 18esima posizione. 18esima posizione Sellan, scusami se ti ho interrotto, perché è in piena bagarre con Emanuele, Emanuele Tarsi. Tarsi alla rivazza 1. È lungo Sellan, ne approfitta Tarsi per riprendersi la perde, posizione. La vediamo Sellan, il torna rientro, su, attenzione. Torna su Azzeni, Azzeni su azione da rivedere. Vai su Azzeni in quinta posizione, quarta posizione, perché si sono fermati praticamente Zampini e Contu, si sono fermati. Sì, inquadriamoli, sì, vediamo che esce proprio adesso Zampini dal proprio pit e Contu sta uscendo proprio adesso, ma davanti a lui ha una Silcat, rientrerà intorno alla sesta posizione. Mamma mia ragazzi, Azzeni, attenzione, Azzeni spallata molto vicino a Rizzo. Attenzione, spallata di Contu in uscita, attenzione, andiamo sulla vettura di Azzeni. Vai caro Fabris. Mamma mia, Azzeni molto vicino a Rizzo, 7 decimi in questo momento, lo sta praticamente tallonando, ha perso qualcosina, gli parte ancora il posteriore di Zampini in soprasterzo, di Azzeni, scusami. Nel frattempo Rizzo, scusami se ti interrompo, pit stop effettuato da Gianluigi Cortese, è uscito proprio adesso dai pit. Ritorniamo su Azzeni. È molto interessante andare a vedere che cosa succede, perché comunque Daniele Vello ancora non si è fermato. Ancora non si è fermato e si momentaneamente occupa la seconda piazza, quindi Mattia Grupi in questo momento ai box. Mattia Grupi box per Mattia. Daniele Vella. Se Daniele Vella si ferma, Daniele Vella un po' distante, non penso ne abbia per superarlo. No, assolutamente. Vediamo. No, però guarda, non si ferma. Attenzione, non si ferma. Continua Daniele Vella con queste gomme. Mattia Crupi sta partendo. Si prende la prima posizione temporanea. Ricordiamo che Daniele Vella ancora deve effettuare il proprio pit. Vediamo il buon Mattia Crupi. Riesce a mantenere tranquillamente la seconda piazza. Terza piazza per Azzeni, che comunque anche lo stesso Antonio Azzeni, che è riuscito a sopravanzare Rizzo, perché forse Rizzo ha appena si è appena fermato il box. Adesso vi è tutto il valzer insieme a Maurizio Rosini. Qua vi è appunto quel valzer, le posizioni si stanno mescolando. Antonio Azzeni, che ancora non ha effettuato il proprio pit, si trova in terza posizione. Poi in undicesima posizione, sì, andiamo. Di sulla mano, mamma mia che bloccaggio ruote, incredibile. Undicesima posizione, Siddi ha dovuto fare un bloccaggio sull'Onano mostruoso, infatti Lonano rientra in box in questo modo, in questo momento, perché Siddi si era fermato e si va a prendere la decima posizione. Attenzione, perché Marco comunque ha fatto una bella scelta strategica, secondo me. Sì, sì. Secondo me, perché attenzione, avevo visto due auto segnalate, mi sembra quella di Emanuele Tassi. Paolo Lucci, undicesima posizione su Rizzo, se non sbaglio. Paolo Lucci è passato tranquillamente. Undicesimo, tranquillamente. Undicesimo. Giovanni Rizzo momentaneamente è decimo, quindi è riuscito a entrare in decima posizione, però abbiamo dei piloti che ancora si devono fermare, come il buon Daniele Vella. Seguiamolo, diamo un po' di spazio anche qui in prima posizione al buon Daniele Vella, vediamo se continua o si ferma per effettuare il proprio pit stop. Comunque sta girando in 43.273, cioè si ferma in questo momento. Però si ferma in questo momento. Pensa tu che tempi che sta facendo, ragazzi. Daniele va. È un mostro Daniele. Vediamo però se questa sua scelta di voler proseguire se pagherà. Crupi passa in questo momento dal traguardo, si riprende la prima posizione di diritto. Vediamo se il buon Azzeni si ferma anche lui. Azzeni si ferma anche lui, Epit, proprio in questo, quindi strategia molto simile a quella di Daniele Vella. Daniele Vella, Andrea Zampini, scusami, riesce a riconquistare la seconda piazza. Daniele Vella sta uscendo proprio adesso. Attenzione, Tommaso Contu. Mamma mia, sta arrivando a cannone. Vediamo Contu, non l'ha passato. No, non l'ha passato. Ma aspetta, forse c'è un problema per Contu. Contu lo vedo andare pianissimo. Sì, infatti. Va pianissimo. Vediamo che succede. È successo qualcosa. Contu sta partendo proprio adesso. C'è qualche problema per Tommaso Contu. Si sta ritirando. Vediamo che succede. Problemi tecnici per Tommaso Contu. Andiamo sulla vettura nel frattempo di Di Stasi, perché Di Stasi è in piena bagarre con Antonio Azzeni per la quarta e quinta posizione. Guardate qua come entra forte
Andrea Di Stasi deve cedere un attimino. Mamma mia, incredibile. Di Stasi su Azzeni, mamma mia, che gli stava facendo. Mentre c'è Cortese dietro comunque in lotta, eh. Sì, Cortese lì, c'è che li Cortese. Vede, li punta. Li punta, Cortese in sesta posizione. Quindi Daniele Intanto Vella. Abbiamo Raffaele Evangelista che ci dice: problemi con i comandi, non avevo il cambio. Ah, peccato, Raffaele, ci dispiace veramente tantissimo. Che si è ritirato. Mamma mia, ragazzi, che attacco di Andrea Di Stasi su Azzeni, incredibile. Come gli ha chiuso la porta qui per la lotta alla quarta posizione. Qui non c'è più cambio. Assolutamente le strategie sono state fatte, il gioco è fatto. Mentre Tommaso Contu purtroppo don't finish, ce lo conferma proprio la grafica, peccato, sì, in terza peccato. Posizione, il povero Tommy ha fatto una gran gara, veramente. Gran gara, peccato, peccato, quello che ne giove è Daniele Vella, che guadagna così la terza posizione con a essere la prima, 155, davvero gara esemplare per il buon Daniele. Attenzione perché Antonio Azzeni... Scusami Fabio, ti devo interrompere perché c'è Giamaica, Mattia, la nonna e lo zio fanno il tifo per te, orgoglio dalla parte della famiglia di Crupi, il nostro Mattia, 14enne, ricordiamo, in testa a questa gran gara Total Italy qui a Imola, incredibile. Intanto Azzeni, Di Stasi su Azzeni, oh, Di Stasi si ferma ai box, mamma mia, taglia la strada davanti a tutti, e quindi Marco Siddi guarda, passa in sesta posizione, Gianluigi Cortese in quinta, quindi, guarda qua, che bella azione. Quindi Gigi ha guadagnato due posizioni già, una su Tommaso. E Daniele Vella terzo, incredibile ragazzi, Daniele Vella terzo. Grandissimo. Stanno facendo una gran bella gara sia Gigi che Daniele veramente infinito in questa gara. Mentre vediamo 155, bravissimo. Zambini in seconda posizione, ma è a 15 secondi di ritardo, mamma 15 mia, secondi di ritardo dal... Mattia Crupi, che sta facendo quello che vuole, guarda, quello che vuole sta facendo con questa macchina qua. Mattia, io avevo detto, Mattia, trattami bene la macchina, e me la sta trattando davvero bene, devo dire. Bravissimo Mattia. Sta facendo un garone. Pino Sciotti dove? In che posizione è Pino in questo momento? Allora, il nostro buon Pino Sciotti, inquadriamolo, è in sedicesima posizione. In sedicesima posizione, inquadrato proprio adesso, però un attimino voglio tornare sulla vettura di Tarsi, perché Tarsi qui è in garellato con Dreauto. Attenzione, un bel sorpasso di Marco. Marco ha effettuato un gran sorpasso. Su Pino Sciotti? No, non è Pino Sciotti, è un doppiato. Ah, okay. Pino Sciotti è ancora dietro. Però Manuele Tarsi deve vedersela appunto con Marco. Sono molto vicino i due. Sappiamo che è uno che va, Marco. Marco ha dimostrato anche in altre situazioni di essere un pilota che va. Oggi magari lo sto vedendo in netta difficoltà, però posso capirlo perché, ragazzi, vi assicuro che questa 155 è tutt'altro che facile da guidare. Quindi i ragazzi si stanno impegnando, stanno facendo davvero un ottimo lavoro, e non è affatto facile, ecco. Soprattutto non è quando facile, ma è molto molto bella, però. È bellissima da guidare. Lieve bloccaggio adesso per Marco. Attenzione perché qua abbiamo questo terzetto di auto, però ricordiamo, uno è un doppiato. Intanto c'è Salvo De Stradis che salutiamo, dice spettacolo con il pollice in su. Bellissimo, sì. Ragazzi, devo, veramente. Guarda, una... io mentre tu commenti, io mi guardo quest'auto, no? E devo dire, raga, ditemi in chat se mi sbaglio, ma vederle girare tutte insieme, 4C, 155, queste livree, cioè secondo me sono fantastiche. Sono fantastiche, veramente. Tanto Marco si sta perdendo qualcosina, anche se 6 decimi, ha perso 3 decimi in mezza curva qui da lotta per la 14esima posizione. Non so neanche se si è fermato Marco, sai? Non abbiamo avuto modo di seguirlo perché c'è stato appunto un valzer, così. Ah, attenzione, su due ruote Tarsi, nella variante alta, due ruote. Acrobatia, mamma mia, c'è Silvaggio, posizione che ha guadagnato due posizioni, decima posizione, che è il caro Carmelo adesso. Sì, solo Soletto lì, speriamo riesca a fare il suo andazzo cercando di bloccare il meno possibile le gomme Carmelo, perché sennò meglio che diamo il volante a Ina. Ricordiamo Ina. Però posso dire una cosa? Dimmi. Ti dico una cosa. Intanto Provazza si è fatto superare da Andrea Balocchi, che sta andando attenzione, a recuperare. Dario Todisco ha guadagnato la posizione, però su Andrea Di Stasi proprio adesso lo ha superato. Scusami se ti ho interrotto. Io volevo dirti una cosa: Zampini è secondo, che è compagno di squadra di Carmelo Silvaggio, che è decimo. Carmelo Silvaggio che è decimo, sì, comunque è una buona piazza. È una gran... Considerato che Mattia Crupi è compagno di Pino Sciotti e sono rispettivamente uno primo e l'altro sedicesimo. Quindi per quanto riguarda la classifica team, diciamo, se dovesse finire così prende più punti il team di Zambini, la coppia Zambini-Silvaggio, piuttosto che la coppia Crupi-Sciotti. Perché ricordiamoci che è... la classifica Strongman, che il primo prende in base a quanti iscritti sono
28, 20, sì, 28, 28 il secondo, 27, 26, 25 e via dicendo. E diciamo che la classifica più importante non è quella piloti, ma è quella team, proprio per far vincere le due categorie. Quindi, ricordiamo, Fabio, ci siamo dimenticati che ci sono anche dei premi in palio, eh? Ricordiamoci che lascio a te l'onore. Vabbè, sono dei buoni acquisto che sono stati messi a disposizione dall'organizzazione, quindi che vanno a premiare il team con il premio più grosso e poi i due vincitori dei piloti per categoria. Poi lo diremo nelle altre gare quello che si tratta. Sono dei buoni acquisto, poi a scelta saranno scelti dai vincitori tra buoni Amazon o Steam, poi decideremo insieme. Comunque, un pensiero per marcare questo campionato molto molto bello, che sta avendo il suo meritato successo proprio per il concept, per il fatto che si uniscano questi due tempi automobilistici differenti, 1993-2013 rispettivamente per la 155 e per la 4C, per il fatto che sia un Total Italy proprio in questo senso qua, e che proprio questa sera si gira per ironia della sorte proprio in Italia, è uscito Imola, perché ricordiamo che è a sorteggio per chi non ci seguisse, e proprio per il modo in cui è ideato anche la struttura della qualifica, che si fa su quattro giri a server aperto, quattro giorni prima proprio dell'inizio della gara, in cui la febbre proprio dell'agonismo si fa sentire proprio in questi quattro giorni, qui i ragazzi se la battono veramente con pochissimi decimi di differenza tra di loro, e questo è molto molto bello, perché viene a è sparito una Sellan su William Vero su, sì, Sellan, se ne stanno, ho visto Sellan sparire, è sparito, no, e qui attenzione, mamma mia, peccato, si gira ancora William allo stesso punto, peccato, però se le stavano dando di santa ragione, qui quando perdi la macchina non la recuperi più, peccato, perché veramente c'è anche lotta tra Di Stasi sì, e Todisco, sì, dodicesima posizione, sì, dodicesima e tredicesima posizione, leggermente fuori Di Stasi, forse un po' troppo nervoso in questa parte di gara. Ina di Carmelo. Sì, Fabio, sono pronta. Sì, ma io sono convinto che se Ina si mette al volante fa risultati più positivi di Carmelo. Ce ne sono consapevole, lo dichiaro, lo sottoscrivo qui davanti a tutti. È la verità. Ina va più forte di Silvaggio. Quindi è così, Carmelo, lo devi accettare. Però con la 155, ragazzi, arrivare decimo qui, devo dire che comunque Carmelo sta facendo. È quinto di categoria, comunque sta facendo, ragazzi. E Ina, arriva davanti a Carmelo, dai. Scommessa. No, comunque per me Carmelo sta facendo un gran risultato, facendo una bella gara anche Carmelo. Ha lì davanti un certo Daniele Vella, Cortese, Paolo Nucci e Boscarin, cioè Carmelo sta facendo una bella gara, comunque anche per lui un riscatto rispetto alle ultime apparizioni, agli ultimi campionati dove è stato magari meno fortunato. Diciamo che quest'oggi il suo campionato sta iniziando in un modo molto buono. Sta facendo un'ottima performance, quindi bravo Carmelo, si può solo migliorare. Attenzione, perché Di Stasi prende il cordolo e si gira, taglia parte, guarda, è riuscito a evitare il muretto per un pelo. Qua ci ha lasciato un po' le gomme, per poco poco ci lasciava pure la gara. Sì, ma è stato proprio fortunato a non picchiare l'auto. Sto riguardando, e nonostante tutto riguadagna su Todisco, quindi Todisco secondo me è in netta difficoltà, cioè proprio guardate all'interno, ecco, mamma mia, sì, come l'ha passato. Oh, dai, ragazzi, come una lettera alla posta, tranquillamente, sì, proprio sì. Dario non ne ha più, non è no, possibile. Dario non ne ha più, ma è strano però, perché se non erro il pit lui lo ha fatto, a meno che non lo ha fatto. Ce lo siamo persi, perché l'ultimo suo crono non lo so, 1.44 e 3, però gira su 1.42, guarda, ma sai che gira 3 secondi più lento del suo best time, ma vuoi vedere che Dario non si è fermato? Ma non può essere, ha pure un giro di ritardo, non si è fermato, allora, non un lo attimo, so un attimo, guardiamo, dovrei poterlo vedere un attimino, ci togliamo numero di stop, vediamo. 13.3, Zambini. Provazza non si è fermato. Sembrerebbe che Provazza non si è fermato. In 20ª posizione.
Provarsi non si è fermato. Eh beh, ha ancora 6 minuti per fermarsi. Sì. Intanto Ina dice: Fabri, vinco io con Carmelo. Ha ragione Fabio. Grande Ina, grandissima. Intanto Di Stasi e Dario Tedesco ancora in difficoltà, eh. Mamma mia, qui a quei minerali. Di Stasi è andato largo. Mamma mia, che fumata lì davanti, ragazzi. Mi sa che era Guarda come Vincenzo fuma, Lorano. sì. Vincenzo Lorano, Di Stasi, Todisco, difficoltà per i tre, perdono il controllo, mancano 5 minuti alla fine di questa gara. Le gomme hanno dato tutto quello che avevano questa sera. Voglio Attenzione, vediamo, arriva approfittare uno questi per 5 Lorano, minuti. bloccaggio. Vorrei approfittare questi 5 minuti per fare giusto un'ultima carrellata per dare Dai. spazio un po' a tutti i piloti, perché diciamo che è un po' difficile seguirli tutti a 27 nelle varie sessioni, nelle varie lotte. Quindi noi ci proviamo, quindi ci scusiamo se non abbiamo potuto dedicare il massimo del tempo a tutti i piloti, ma purtroppo, ragazzi, la gestione è così. Diamo giusto spazio al nostro leader della gara, Mattia Crupi. Al comando praticamente dall'inizio alla fine, che guida la gara con 20 secondi di vantaggio dal suo diretto inseguitore e concorrente per il campionato, Andrea Zambini, inquadrato proprio in questo istante. Ottima seconda piazza per Andrea. E Daniele Vella, ne vogliamo parlare, Fabrizio, che è lì con la sua 155 in terza posizione e Vabbè, nessuno Daniele. è riuscito a spodestarlo. Cioè era quarto perché c'era Tommaso, va bene, Tommaso è andato fuori. È bella lì, e non la cede quella terza posizione. No, Quarta no, vabbè, piazza. anzi mi dietro a 22, pensate, Eh sì, quindi. Azzeni in quarta piazza, seguito comunque da un Gigi Cortese che è molto vicino comunque. Quindi, quando ormai mancano poco meno di 4 minuti e 18 secondi, potrebbe nascere una lotta magari per questa quarta e quinta posizione. Marco Siddi in sesta posizione, buon risultato anche per Marco Siddi. Giovanni Rizzo segue in settima posizione con la sua Rothmans. Ricordiamo, Giovanni Rizzo è compagno di Sandro Boscarin con la sua Rothmans. Paolo Nucci in ottava posizione con questa bellissima 155 in versione red. Nona piazza per Sandro Boscarin. Guardiamo qua, si alza leggermente la sua vettura appena passa sui cordoli. Decima posizione, lì nella top 10, il buon Carmelo Silvaggio sta facendo una buonissima gara. Vincenzo Lonano, subito lì dietro, ingarellato con Andrea Di Stasi, con le rispettive 4C, le stiamo vedendo in questo momento. Dario Todisco in tredicesima piazza. Dimmi, Fabrizio, se c'è Mamma mia, qualcosa. scusami perché Azzeni si era girato dopo un contatto con un Doppiato. doppiato e quindi già Luigi Cortese, quinta posizione, era Lo stiamo riuscito a inquadrando. sopravanzarlo, ma poi aveva recuperato con un colpo Azzeni. Attenzione perché Gigi ormai è È veramente lì. vicinissimo. 3 decimi su Antonio Azzeni in lotta per la quarta posizione. Attenzione, Alfa 155 È versus un 4C, doppiato, perché lo vedi lì davanti e Maurizio entra in Rosini entra in box in box, questo momento. Maurizio Rosini entra in box, Maurizio Rosini entra in box, e adesso abbiamo Azzeni che è inseguito da vicino da Da Cortese. Cortese, attenzione qui in scia, Attenzione, scia. Cortese, 2 decimi, attenzione, vediamo, prova l'attacco Scia. Gianluigi Cortese all'interno, si fa vedere, vediamo se allunga la frenata, ma in realtà Azzeni riesce con quelle pinze poderose ad attaccarsi a San Brembo per rubare la posizione a un Gianluigi Cortese che ormai si era avvinghiato alla gomma posteriore di Antonio Azzeni, ma è riuscito a svincolarsi tranquillamente. E quindi manca la fustigata di Gianluigi Cortese, per utilizzare il termine di Tommaso Contu, proprio per prendersi la posizione. E mi sembra che abbia reagito in questo momento proprio Antonio Azzeni Sì. per cercare di liberarsi un pochettino di Gianluigi Cortese. Peccato perché l'azione era stata molto bella di Gianluigi e Antonio si era veramente ben difeso proprio in quella variante lì, molto bella comunque Sì, l'azione dei due. esatto. Attenzione perché vedo Di Stasi che comunque è sempre ingarellato adesso in lotta con Vincenzo Lonano, derapano da tutte le parti. Nel frattempo che loro lottano, fatemi continuare la classifica perché in Vai. quattordicesima posizione abbiamo il buon Emanuele Tarsi, seguito da Bojans Marcanto Mar Marco sarebbero, no? In quindicesima piazza, perché li confondo sempre Sì, con sì, Kimi. sì, sì, Perfetto, sì, sì. quindicesima piazza per lui, sedicesima piazza per il buon Pino Sciotti, seguito da un Roberto Boniotti in diciassettesima posizione, Maurizio Rosini in diciottesima, abbiamo visto poco fa effettuare il suo secondo pit, Andrea Balocchi saltella sui cordoli in diciannovesima piazza, un po' in difficoltà per lui. Sfortunato anche qui William Vero, protagonista adesso di un fuoripista, rientra. Superato adesso appunto da
Sellan in 20ª posizione, Marco Rollo in 22ª posizione. Fabio, attenzione, dimmi. Vincenzo Lonano 11ª posizione con Andrea Di Stasi, molto vicini. Andiamo. C'è anche Carmelo Silvaggio in mezzo, attenzione, manca veramente un minuto e quindi Silvaggio deve difendersi da Vincenzo Lonano e da Andrea Di Stasi. Vediamo, mancherà praticamente un all'interno minuto. All'interno lo passa Lonano. Attenzione, lo lascia passare con una certa facilità Carmelo Silvaggio. Addirittura perde la posizione su Di Stasi e Lonano. Non capisco perché cedere così facilmente. Era largo. Magari aveva paura di rischiare. Attenzione, Di Stasi su Lonano. Mamma mia, ma quella variante. Bloccano, si gira! Si gira! Attenzione, no. Lonano si gira. Attenzione, punto pericoloso. Punto molto pericoloso. Mamma mia, pericolosissimo lì. Allora, incredibile, Lonano perde tutte quelle posizioni. Mamma mia, che errore. Peccato, all'ultimo, peccato. A 30 secondi alla fine, e Di Stasi si prende la 10ª posizione tranquillamente con Carmelo Silvaggio che arriva dietro. Incredibile. Ma allora, mi sa, caro Fabio, che mancherà ancora un giro perché Krupi è andato già lì davanti. Sì, ha già tagliato, sta affrontando la tosa proprio in questo stand, si appresta a raggiungere la Piratella, quindi ultimo giro, è inquadrato qui il leader della gara, Mattia Krupi con la sua 4C, dedichiamogli questo giro rimanente, segnalami se ci dovessero essere delle lotte proprio all'ultimo sangue. Cortese, attenzione, cortese posizione, sì. Me lo stava segnando, ma in realtà no, è Azzeni che sta andando. Ritorniamo su Krupi, glielo dobbiamo? Sì. Lo dobbiamo perché leader indiscusso di questa gara 1 di Imola con questa bellissima 4C ATS, compagno di squadra di Pino Sciotti, ultime curve per lui. Eccolo qua, Mattia Krupi, ecco, sì, si appresta. 1.38, 378 il suo best time, e ultimo 1.39.78. Ragazzi, è un qualifica. Cronometro sto ragazzo qua. Ripassa 2, eccolo qui, il vincitore ragazzi di questa prima gara del Total Italy. Bison Drivers e Mattia Krupi, complimenti Mattia, taglia adesso il traguardo. Però torna sulla quinta posizione perché quinta c'è posizione. Siddi su Cortese e Cortese su Azzeni che è bloccato da un doppiato lì davanti, attenzione, quindi gruppo veramente strettissimo ancora con Cortese che potrebbe andare all'attacco di Azzeni e Siddi che potrebbe prendersi la posizione su Cortese, anche se ci sarà sicuramente Zampini e Daniele Vella che staranno arrivando. Attenzione, Cortese, si taglia proprio adesso. Attenzione a Cortese su Azzeni, molto molto vicino. Dietro c'è Siddi che sono potrebbe vicini, andare ad insinuare vicini la posizione su Cortese. Attenzione qui la variante alta, vediamo che succede. Azzeni non riesce a superare il doppiaggio. Attenzione, Siddi ci prova. Mamma mia, che prova l'attacco. Attenzione che in queste curve ancora vediamo qualcosa. È uscito male, attenzione perché c'è Siddi dietro, caro Fabio. Sì, attenzione, sì, lo vedo, vediamo cosa succede. Rivazza 1, rivazza 2, rimancano più lungo rettifilo, vediamo Siddi molto vicino, vediamo se prova l'attacco su Cortese, bloccaggio! Oh, si gira Siddi, butta così la gara! Va a perdere un sacco di posizioni, secondo me. Sì. Rizzo prende la posizione su Siddi, peccato, avrebbe dovuto accontentarsi della posizione lì. Quindi Rizzo prende la posizione su Siddi e Gianluigi Cortese, ragazzi, quinta posizione dietro a un grandissimo Antonio Azzeni. Mamma mia che gara, ragazzi, spettacolare. Bellissimo. Rizzo prende la sesta posizione, Marco Siddi in questo momento, peccato, cede una posizione, Ha rischiato. Inquadratura anche per Daniele Vella che completa il gradino più basso del podio. Grande Daniele, bravissimo Daniele. Mamma mia. Guardiamo qua, ultime inquadrature ragazzi, proviamo a regalarvi qualche ultima inquadratura di questa gara. Attenzione perché guarda, dietro Daniele festeggia, guarda come festeggia Daniele. Certo, sarà felicissimo, immagino. Mamma guardate mia, qua. Gara bellissima. Belle, guardate che bellissimo vedere queste auto. anche guarda Silvaggio. Spettacolo! Vella Silvaggio con queste 155. Si è conclusa questa fantastica gara 1, ragazzi, del Total Italy. Bellissima! Guardate come fuma la macchina! Ma guarda come fuma! Mamma mia! Bella, bellissima gara. Vediamo. Carmelo ha fatto veramente una gran gara. Undicesimo è comunque bravissimo. Ha fatto una bella gara. Carmelo è quinto di categoria. Quindi Mattia Krupi, Zampini, Azzeni, Rizzo, Siddi, Di Stasi, Lonano, Todisco, Roberto, Provazza, Contu e Doriacchi, Evangelista per la classifica 4C, quindi Daniele Vella, Cortese, Nucci, Boscarin, Silvaggio, Tarsi, Marco Antonio Bionese, Pino Sciotti, Balocchi, Rosini, Sellan, Vero, Rollo, Sassaroli per la classifica 155
bravissimi, veramente una gran gara. Io, se bella, tu ci stai, chiamerei sicuramente i vincitori, almeno sì, qui insieme a ti noi. Ti chiederei la cortesia di strascinarli tu, se puoi, Fabrizio, sì. Ce la fai? Mattia Grupi, vediamo, me lo porto su. Dove siamo noi? Ragazzi, siamo. Mi raccomando, pollice in su per questa live, per questa prima gara. Mi raccomando, rimanete sintonizzati, seguite questo campionato che si rivela davvero molto avvincente. Queste due auto bellissime da vedere su questo simulatore, R-Factor 2. Fantastiche, belle, 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 belle. Bravissimi tutti i piloti che hanno partecipato. Allora, Fabio, abbiamo Mattia Grupi e Daniele Vella, i due vincitori per categoria. Ciao Mattia, ciao Daniele, bravissimi, siete live. Buonasera, ciao. Buonasera ragazzi, ciao a tutti. Allora, io inizierei da Mattia. Mattia, sei un fenomeno, un ragazzo di 14 anni, sei partito, ciao, arrivederci, ti saluto. Insomma, una gara facilissima per te, no? Dai, alla fine non molto facili i doppiaggi, perché ho riscontrato un po' di problemi. Infatti sono arrivato con la sospensione spaccata anteriore destra. Ah, dai. Acque minerali, purtroppo c'è entrata una 4C che non si è spostata, però vabbè, dettagli, la gara, dai, è stata bella, mi sono divertito. Sei stato bravissimo, Mattia, veramente. Grazie, grazie. È stato davvero. Allora, bravo. Tu hai fatto il lavoro eccezionale, però uno che ha fatto veramente un lavoro eccezionale, qui penso che tutti siano d'accordo, e sicuramente Daniele Vella, ragazzi, bravissimo Daniele, con questa 155 hai dominato nella tua categoria, hai fatto una gara spettacolare. Se Tommaso non usciva, secondo me gli potevi andare comunque a rompergli le scatole con quella 4C. Bravo veramente Daniele, sei stato fortissimo, bravo, i miei complimenti. Grazie. Mamma mia, raccontaci la tua gara, anche se l'abbiamo finita. Vabbè, diciamo, parto dalle qualifiche, che diciamo ho battagliato un po' con Cortese, poi gli ultimi giorni avevo capito qualcosina, diciamo, tra freni e un'altra cosetta, e diciamo ho fatto una specie di tempone, no? Mi è uscito una o due volte, però mi è uscito il giorno stesso della sera. Stasera invece in gara sono partito dietro Contu, però avevo paura, più non avevo paura di Contu, perché tanto l'avevo davanti, sapevo che se ne andava. Avevo paura di quelli dietro, detto che quelli dietro se arrivano, li devo fare passare, cioè vanno più forti. Invece ho visto che riuscivo a mantenere lo stesso passo di Contu, gli altri piano piano, un decimo, due decimi, si allontanavano, e poi mi sono messo lì tranquillo a fare il mio passo. Hai fatto un gran passo. Hai fatto un gran passo, Daniele, mamma mia, grandissimo proprio. Cioè... Sì, vabbè, diciamo che ho gestito tanto, perché... su alcuni tratti vedevo che a Contu gli recuperavo qualcosa, però non mi volevo avvicinare, perché mi dava fastidio avere qualcuno davanti. Poi all'uscita del pit non l'ho visto più, mi è dispiaciuto, perché io sono uscito e ho detto sta arrivando la macchina, sarà Contu, invece era Azzeni, se non sbaglio. Sì, ho detto sarà successo qualcosa, poi lì ho spinto due giretti perché volevo fare un 39. ne ho fatto uno e poi mi sono messo lì bello calmo. Anche perché credo che Cortese, cioè poverino lui, sarà rimasto infatto un po' con le 4C, perché sì, ne aveva tre, lo aveva tre. Lo chiediamo, è rimasto, abbiamo... secondo me, un po' imbottigliato sarà rimasto. Abbiamo i secondi di classifica che sono arrivati, quindi Andrea Zampini, l'eterno secondo. Ciao a tutti. Andrea, come stai? Bene, bene, beh, però se i miei calcoli sono esatti, il team Marlboro è primo. Quindi primo, sì, dovrebbe essere. Sì. Ma sì, provvisorio sì, primo. Quindi. È quello che dicevamo con Fabio, che malgrado i risultati, con la classifica per come si chiama? A Strongman, per la classifica squadre siete i primi in questo momento, poi classifica piloti ovviamente primo Mattia e primo Daniele questa sera per le categorie 155 e 4C. No, comunque Daniele, Andrea, hai fatto una gran gara anche tu, comunque, perché insomma era un po' imprendibile Mattia per i tempi che aveva fatto segnare, e sei stato costante, hai portato il tuo secondo posto con tranquillità. Alla fine c'è stato solo quel cambio di posizione con Daniele quando c'è stato la fermata in box, però quella era prevista, insomma sei stato costante, bravo. Sì, guarda, ti dico, dopo che Mattia probabilmente ha avuto qualche problema con dei doppiati, mi ero riavvicinato a 4-5 secondi,
però poi li ho avuti anch'io quei problemi, quindi ho detto è inutile spingere. Ormai ero 8 secondi da Mattia, 8 secondi da Tommaso, di fatto non ho più visto nessuno da quel momento, quindi niente, dai, ho sì. No, mi hai portato a casa il secondo posto, ci stava intelligentemente. No, con Carmelo ci siamo detti manteniamo le posizioni, non spingiamo, portiamo a casa i punti. Esatto. Gianluigi, allora tu, buonasera a tutti. Che è successo? Bravo, secondo di categoria comunque, bravissimo. Grazie. Bella gara, hai lottato tanto con delle 4C, sì. Azzeni, insomma è stata una bella gara, però sei rimasto un po' imbottigliato dietro, no? Sì, purtroppo sì. Diciamo che la differenza tra le due auto, soprattutto in staccata, si fa sentire. Io ho sfiorato 4-5 volte quello davanti, se non mi sbaglio era Marco Siddi, e poi ho pensato subito, ho pensato di fare il pit stop, così magari mi trovavo un po' più avvantaggiato, e infatti così è successo. Sono riuscito, diciamo, a chi stava davanti a stare dietro, diciamo, ecco, a portarmeli dietro. Comunque, bella gara Gianluigi, comunque belle lotte. Ti invito a rivedere, vi invito tutti a rivedere la live, ragazzi, piloti, perché è stato ma veramente molto piccola bello. Curiosità, devo mettere il like. Piccola curiosità, ragazzi, ma per chi guidava la 155, dopo quanti minuti avete sofferto il calo della gomma? Cioè, dopo quanto tempo? Allora, io ti posso dire che rispetto al mio passo, che ho girato un 6-7 decimi un po' più lento, al pit ancora avevo, forse si vedrà anche dal log, avevo ancora un 50%. Però diciamo che la prestazione della gomma scende, però non ti dà molto fastidio, cioè solamente in termini di tempo, vedi che scende il tempo, però la macchina sta in pista, diciamo, tranquillamente. Ti dà un po' di problemi sul posteriore, però diciamo su questa pista, che era abbastanza, diciamo, piatta, si guidava abbastanza. Io invece non ho avuto nessun problema, ho finito con il 70% di gomme, sia il primo stint che il secondo stint, e il problema è stato l'imbottigliamento, non ho potuto spingere tempo. Come devo. Sì, certo, sì, infatti abbiamo visto una tua fase di gara dove secondo me eri un po' dormiente e ci chiedevamo se tu stessi conservando, diciamo, la gomma, oppure se avesse problemi. Non era questione invece era l'imbottigliamento, era sì, l'imbottigliamento, sì, delle vetture, perché comunque quando sei in bagarre, comunque da quello che ho capito, non è proprio facilissimo superare anche queste 4C. Le 4C sono completamente differenti sia in fase di frenata che di accelerazione. Ripeto, io ho sfiorato almeno 4-5 volte quello davanti, dovevo frenare molto prima, cioè, mi spezzava il ritmo di gara, e quindi ti non ho potuto il giro, fare niente. Normale, ti spezza il giro, sì, di conseguenza sì, non hai il tuo ritmo. Sì. Bene ragazzi, io vi faccio i complimenti a tutti, a Zambini, a Crupi, a Bella, a Cortese, a tutti i ragazzi che hanno partecipato, perché siete stati comunque bravi, avete portato un'auto che secondo me è una mod, secondo me, a mio parere, è una mod fantastica, sia quella della 155 che quella della 155. Già ho espresso le mie opinioni rispetto alla macchina, cosa mi piacerebbe fare in futuro con questa mod. Fare 5 gare e posteggiarla in garage mi sembra un delitto. Vedremo cosa nascerà, vediamo cosa lucidare comunque. È un delitto, cioè, perché la mod, devo fare i complimenti invece a voi per aver organizzato il tutto, perché ero un po' dubbioso, diciamo, tra questa partenza e il fatto di mettere, diciamo, due categorie, ci sta, però diciamo ero un po' titubante il fatto che dovevo partire in mezzo, diciamo, alle 4C, lo vedevo un pochino trubola come cosa, diciamo, un pochino. Invece i ragazzi si sono comportati bene, sia quelli doppiati, sia quelli davanti, sia quelli dietro, uscite dai box. Secondo veramente... te questa partenza, allora, ragazzi, partenza è stato un buon punto? Cioè, secondo te come partenza, diciamo, questo utilizzo? Allora, la partenza, devo essere sincero, la partenza, diciamo che così sicuramente è più, molto più safe. Sì. Parliamo di safe, ovviamente. Non sì, no, no, allora, se... Dobbiamo parlare sotto quel punto di vista, è assolutamente safe, stai tranquillo, anche se devo dire, tra quello davanti e quello dietro non c'è tutto questo svantaggio. Un po' di svantaggio magari l'avrà preso, che so, quello che io parlo per la mia categoria, magari
Cortese, che era un po' più indietro, che io ho fatto di tutto per mettergli davanti il più 4C possibile. Quindi ho detto, quando io aprirò il... è una strategia. quando io aprirò il gas, lui giustamente almeno un secondino e mezzo già glielo prendo, capito? Sì, sì. Forse su quello un po' così, però la partenza safe, cioè, perdonami Daniele, per quello servono le qualifiche, quindi parti avanti, è un vantaggio che crei fin dall'inizio, quindi cioè, se lui fosse partito davanti a te il problema non ti sarebbe posto, no? Perché tra quello davanti e quello dietro una condizione di safe, perché noi abbiamo visto comunque dalla live che la partenza è stata ottima, parliamo in termini di sicurezza, ok, a livello di safe, quindi secondo me è andato tutto bene, ed è stata una buona prova anche da parte vostra. Cioè, abbiamo visto abbastanza correttezza, ovviamente qualche piccolo contatto, qualche piccolo testacoda, vabbè, anche quello solitario, quello stare. C'è sempre, ci sta, però... Io, a me è capitato che avevo una, non mi ricordo se una 4C alla variante alta, meno male che l'ho vista in tempo e ho tagliato, perché se la prendevo in pieno finivo lì la gara. Purtroppo sono i rischi delle gare. Fabrizio, sì. Io ti lascio la parola, se vuoi chiudere. Concludiamo con un sincero ringraziamento a tutti gli spettatori che ci hanno seguiti numerosi questa sera, con un ringraziamento a tutta l'organizzazione che ha permesso questa sera di poter realizzare questa prima gara di questo campionato Total Italy. Io vi ringrazio veramente a tutti, penso di aver, abbiamo perso 20 minuti di ringraziamento all'inizio della live, quindi ci risparmiamo di ringraziare tutti. Vi auguriamo una buona e serena notte e un buon weekend, noi ci vediamo tra due settimane, anzi a dire il vero domani pomeriggio alle 17 con la terza gara del VTCC, dove c'è un Andrea Balocchi che è favoritissimo, che lo so che è dentro qui nel canale Regia Streaming, quindi appuntamento domani alle 17 per il Total Italy, seconda gara incognita ancora, non sappiamo, dovremo fare l'estrazione 4 giorni prima della Macau. Quindi ci vediamo tra 15 giorni per il Total Italy e appuntamento domani per la VTCC. Grazie mille a tutti, una buona serata, alla prossima.